Magari. È di buon auspicio, diciamo. Importante essere qua. Qualche mese fa non ero nemmeno qua. Spiegaci come stai. No, adesso sto bene, sto in una fase dove sto lavorando molto, perché comunque l'essere stato fuori per molto tempo mi ha portato a perdere tutto il lavoro che avevo fatto i mesi scorsi, quindi adesso diciamo sto cercando di lavorare per riprendere la condizione, riprovare certi movimenti, certe situazioni, in modo tale che nel momento in cui entrerò in campo eviterò altri spiacevoli inconvenienti. Quindi è una questione di preparazione, anche perché tu ultimamente hai fatto una visita. Sì, ho fatto una visita dove mi hanno detto che clinicamente sono guarito, quindi adesso sto incrementando il lavoro aerobico in modo tale da, diciamo, mettermi alla pari dei compagni. Che tempi prevedi tu o ti hanno detto? Guarda, come tempi ancora, cioè nello specifico non ci hanno detto dei giorni o delle giornate specifiche. In base a come va il lavoro, noi incrementiamo sempre di più fino ad arrivare a una mole di lavoro che mi consente di avere nelle gambe un buon numero di minuti e dell'intensità giusta per comunque riuscire a stare con il gruppo. Senti, tu eri uno dei punti saldi dei quali ripartire, poi per colpa di questi infortuni sei venuto meno e proprio quest'anno la squadra si sta giocando qualcosa di importante. Quanta rabbia! Guarda, io lo dicevo qualche settimana fa, cioè la cosa più brutta è essere impotente, che magari nel momento di difficoltà dei compagni, della squadra, io non potevo far niente. Tante volte ho detto che preferivo giocare e essere insultato per aver fatto male che star fuori e non poter essere nemmeno giudicato. Cioè, per il calciatore non poter giocare è la cosa più brutta. E in questo momento dove comunque c'è una lotta importante per la vittoria del campionato, non poter dare il mio contributo è una cosa che, diciamo, mi butta giù, perché comunque ero venuto qua per far bene, per dare un contributo importante alla squadra, e il vedere la squadra lottare, dare il massimo e comunque essere stata per tutto il campionato nei punti, cioè al primo posto e che sta combattendo con la Salernitana per la vittoria del campionato, diciamo che mi ha rincuorato da un punto di vista, perché comunque sono contento di far parte di un gruppo importante, però diciamo, mi rende triste nel momento in cui vedo effettivamente che non posso dare il mio contributo in campo. Ma poco meno di 2 mesi alla fine del campionato regolare, conti? Non mi hai risposto prima, conti? No. Di rimetterti a disposizione? No, sicuramente il mio obiettivo, una volta che sono stato operato, era quello di ritornare disponibile in campo già da quest'anno. E spero, e guarda, io le altre volte, ogni volta che mi facevo male, dicevo dai, 3 settimane, 1 mese sto in campo. Adesso non voglio dire niente perché ci sono stato male tante volte, magari può darsi che anche qualcuno insieme a me ci è rimasto male, quindi voglio, tra virgolette, liberarmi da pensieri, però dentro di me ho un obiettivo, so e spero di riuscire a far parte effettivamente di questo gruppo già da quest'anno. Hai avuto paura in questa annata, proprio per quanto riguarda l'aspetto prettamente personale? Sì, io ho avuto paura, perché comunque quando ho fatto la visita a novembre a Pavia, quando mi è stato detto il classico bivio, o ti operi o smetti. Quindi lì, tra virgolette, ci sono stati 5 minuti di panico totale. Poi, cioè, nel calcio, come in tutti i campi, cioè, le cose negative possono succedere. A un calciatore capita un brutto infortunio, quindi mi son tolto di testa tutti i pensieri negativi e sono riuscito, a volte magari sforzandomi un po' di più, di rimanere sempre con il sorriso e cercare di dare sempre il massimo per cercare di recuperare la condizione e tornare ad essere Andrea il calciatore. Noi solitamente lo chiediamo a chi gioca, l'abbiamo chiesto prima.
insomma, chi è accanto, affianca il gruppo può essere più obiettivo. Quanto questa squadra crede ancora nel primato, nonostante insomma sia nuovamente a 2 punti sotto dalla Salernitana? Guarda, il campionato stesso insegna che comunque bisogna crederci, perché ci siamo trovati noi nel giro d'andata con un vantaggio buono sulla Salernitana e loro ci hanno superato, loro con un vantaggio su di noi buono e siamo riusciti a ribaltarlo. Cioè, le battute d'arresto capitano, come possono capitare a noi, possono capitare anche a loro. È anche vero che le partite da qui alla fine diminuiscono sempre di più, quindi le chance di recuperare e sorpassare l'avversario possono diminuire. Però noi adesso, più di prima, dobbiamo pensare a quel che facciamo noi senza guardare la classifica, giocare partita per partita con un unico obiettivo. Non sarà facile, poi a fine partita guarderemo cosa ha fatto l'altra squadra, non giocare pensando già a cosa farà la Salernitana. Adesso il nostro obiettivo è quello di dare il massimo e cercare di vincere ogni partita. Sicuramente non sarà facile, però è l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione, è inutile fare altri cambiamenti adesso, anzi adesso più di prima diventa l'obiettivo ancora più importante. Anche tu quest'estate eri rientrato nelle mire di Fabiani e della Salernitana, insomma si sono incrociate spesso queste due società sulla campagna acquisti, sicuramente non puoi dare un giudizio sulla fine evento però con un punti, però dacci un giudizio sulla Salernitana, ecco. Qual è il punto forte, qual è il punto debole dove bisognerà colpire eventualmente? No, guarda, la Salernitana comunque è una squadra, una rosa costruita un po' come la nostra per vincere, ha tanti giocatori di esperienza, giovani di qualità e secondo me loro hanno avuto la fortuna di avere un bomber come Khalil che ha risolto molte partite, però diciamo non è una squadra imbattibile, perché è vero adesso nel momento cruciale ha avuto più continuità di risultati rispetto a noi, però come detto prima, cioè, anche loro hanno avuto momenti di difficoltà e questo significa che, come detto prima, non è una squadra imbattibile, possono trovare anche loro delle difficoltà. Adesso, arrivando sempre verso la fine del campionato, ogni partita è sempre più difficile, perché trovi squadre che sulla carta sono molto più deboli di te, però hanno molto più da perdere di te, perché adesso con la Lega Pro unica chi retrocede è dilettante, quindi sai, io mi metto nei panni delle squadre che stanno agli ultimi posti, ho un contratto magari anche per il prossimo anno, se retrocedo può decadere tutto, quindi la spinta, quello che ti viene dentro può essere molto forte, quindi sicuramente la Salernitana troverà molte difficoltà come le troveremo noi. Però i discorsi della Salernitana sono aria fritta, cioè nel senso noi pensiamo al Benevento. In estate la società ha dovuto insistere per convincerti a scendere di categoria, poi dopo è successo quel che è successo, ci vuoi raccontare un attimo il rapporto in questi mesi di assenza con la società che su te puntava tanto? No, la società mi è stata sempre accanto. Cioè, l'hai sentita? Sì, no, infatti con chiunque parlavo nel mondo del calcio extra Benevento mi chiedeva, sai, le situazioni, se società, come si era comportata, se c'erano stati problemi. Invece comunque quello che è successo sono sempre state solo cose positive. Lo stesso presidente, quando sono arrivato alla visita dove mi hanno detto che mi dovevo operare, cioè, mi ha detto solo cose personali e positive, non ha più guardato il lato campo, ma mi ha rincuorato come un padre di famiglia, perché effettivamente in quei momenti il giocatore diventa piccolo e è la persona che va in difficoltà, e la società, la proprietà prima di tutto mi è stata vicina come persona e poi come calciatore. È bello che a Villastrutto c'è una squadra di calcio che si chiamava Benevento. Guarda, io a Villa Stuart ho fatto solo la prima parte degli infortuni, perché poi diciamo ho un centro di fiducia dove poi ho fatto la riabilitazione,
che è a Cesena, e che poi, se posso ringraziare pubblicamente, il fisiatra si chiama Marco Cola e anche il dottor Combi, che è il dottore di Pavia, che mi ha seguito in tutti questi mesi. Diciamo che sono state persone disponibilissime, che anche loro hanno lavorato anche molto sulla testa e non solo sull'aspetto fisico, perché in questi momenti tante volte fai le cose, ma se mentalmente non ci stai è come se rimanessi a casa. Quindi sono contento di aver trascorso questo periodo negativo con persone positive e quindi li ringrazio. Se dovessi dare un consiglio ai tuoi compagni, ultimamente le partite più difficili sono state proprio quelle casalinghe, infatti sono venuto fuori casa e in casa di tutti sono state. Che cosa diresti loro di non fare o di fare rispetto alle ultime partite, Barletta, Versa? Guarda, io penso che le difficoltà che abbiamo avuto in casa sono dovute a un minimo di pressione in più che comunque l'ambiente di casa un pochino ti possa portare, però quello che posso dire ai miei compagni è quello che comunque è sempre stato durante il campionato, cercare di fare la partita sgombrando la testa, consapevoli della nostra forza e che poi se giochiamo tutti uniti comunque il risultato positivo lo portiamo a casa. Con la compattezza e con un unico obiettivo sicuramente i risultati verranno. Adesso mi hai visto giocare, mi è venuto in mente, primo giornata, come ti saresti visto tu tecnicamente, tatticamente all'interno di questa squadra? La lacrimuccia, cioè, no. Scusa. No, guarda, dico bene perché comunque io il mio anno migliore l'ho fatto in un 4-4-2 perché ho avuto un insegnante di calcio che era Salvioni ad Ancona in Serie B e secondo me il 4-4-2 è il modulo più semplice, è il modulo che ti permette di giocare meglio. Anche vero se poi guardando i numeri le mie stagioni migliori poi l'ho fatta con il 4-3-3 a livello realizzativo, però ti dico nel 4-4-2 cioè, quest'anno mi sarei visto bene perché cioè, è un modo di giocare che comunque mi piace, è una cosa che come caratteristica mi viene spontaneo, magari andare a prendere palla dall'esterno, dal difensore, mi veniva spontaneo, speriamo mi verrà spontaneo.